È una meravigliosa giornata d'agosto in Groenlandia, terreno ideale per provare le nuove Air Zoom Vomero 10 di Nike, che sono perfette per questi climi, secondo me, per la loro suola. Hanno una suola che sembra davvero aggredire molto bene l'asfalto. Ho appena finito il riscaldamento e adesso si parte e si va a correre. La buff che vedi in testa, buff o buff, buff o buff. Beh, addosso a me è più buff che buff. La preferisco mille volte ai soliti berrettini perché non ha la visiera e poi posso toglierla, posso metterla al polso, posso fare qualunque cosa e non rompere scatole. Bene, quindi no, non è che voglio sembrare un pirata, o meglio, sì, voglio anche sembrare un pirata, ma solo perché voglio sembrare uno che corre forte quando in realtà non è vero. E pronti al test? Via. Eccoci. Come ti dicevo, abbiamo testato la nuova Nike Air Zoom Vomero 10, che è questa scarpa. È una scarpa che io onestamente di cui non sono mai stato un grande fan, nel senso che era una scarpa molto contenitiva, era una scarpa per fare molto lunghi, molto ammortizzata. In realtà è stata, io credo che in questa versione numero 10 abbiamo trovato un ottimo equilibrio. Innanzitutto perché partendo dalla parte alta, la tomaia è cambiata. La tomaia adesso è in un tessuto che si chiama Flymesh, che è questo tessuto che puoi vedere, che in realtà non è un tessuto, ma nel senso che non arriva da filati, ma è una produzione industriale, quindi non è il Flyknit di Nike, però ha comunque in comune con il suo fratello maggiore, o sorella maggiore, non lo so, una grande morbidezza. Morbidezza che quindi aumenta notevolmente il comfort rispetto alle tomaie tradizionali. Tomaia che inoltre è internamente, non so se riesci a vederlo, è interamente rivestita per aumentare ulteriormente il comfort della scarpa. Perché è giusto dirlo, questa è una scarpa pensata per tutti i runner e per tutte le tipologie di percorso, quindi anche per quegli allenamenti molto lunghi che possono durare molti chilometri, quindi 20, 25, 30 km di lunghissimo, la scarpa deve garantire grande comfort e sostegno. Il sostegno in questo caso è dato dal sistema Flywire, che è questo, con i cordoncini che vedi qui in giallo e arancione, sono dei cordoncini che si tendono con lo stringersi dell'allacciatura e che quindi aumentano il supporto tra intersuola, il legame tra intersuola soletta interna, tomaia e piede. Quindi il piede è perfettamente fasciato all'interno di questa scarpa e oltretutto all'interno, avendo un sostegno discreto per l'arco plantare, la sensazione che si ha quando si corre con questa scarpa, a livello di comfort ovviamente, quindi non di percezione di corsa, è una sensazione di grande protezione. Grande protezione che però, diversamente dagli altri modelli Vomero, quindi dalla 9 in giù, è un po' meno arrogante, nel senso che è un sostegno che si sente, ma che non fa preoccupare. Nel senso, tu ne godi l'effetto, ma ti limiti a goderne, quindi non ti senti costretto, come invece molte scarpe protettive fanno. Scendendo, abbiamo fondamentalmente un frullato delle tecnologie Nike, nel senso che ci sono tutte, frullato in senso positivo perché a me piacciono. Allora, due inserti Air Zoom, uno al tallone e uno in avampiede. Inoltre, l'intersuola è in Lunarlon, quindi due tecnologie che danno ammortizzazione e reattività. Intersuola che ha due diverse densità, nel senso che a tallone è un po' più rigida per aumentare la reattività. La cosa che a me onestamente ha anche colpito molto è il battistrada. Il battistrada, come puoi vedere, te lo avvicino in modo che spero che tu riesca a vederlo, è ben scolpito e dà grande
dà grande sicurezza anche sul fondo bagnato, sul fuoristrada leggero, quindi sto parlando di parchi ovviamente, non di montagna, non è una scarpa da trail, e che dà sempre grande sicurezza. Quindi in tomaia totalmente cambiata, Flywire che garantisce l'aderenza al piede e Lunaclone e Air Zoom che si occupano dell'ammortizzazione. Cosa ne esce? Ne esce una scarpa che io ho provato per più di un centinaio di chilometri ed è a me è piaciuta molto, in quanto è una scarpa molto reattiva, quindi non è una scarpa fluffosa nella quale ti sembra di correre su una nuvola senza percepire il fondo su cui stai correndo. È una scarpa reattiva, ammortizzata ovviamente, adatta a qualunque tipologia di peso o di distanza o di passo di percorrenza. Diciamo che è una scarpa tuttofare che può andare bene sia per il principiante che per il runner che fa anche grandi lunghi. Chiaramente non è una scarpa da pista e non è una scarpa per correrci gare estremamente veloci tipo 5 km, perché comunque ha il suo peso ed è una scarpa di impostazione tradizionale, perché non te l'ho detto prima, il drop, quindi la differenza di altezza tra il tallone e la punta è di 12 mm, quindi l'impostazione è assolutamente tradizionale e adatta anche a chi corre da molto tempo e corre in modo, appunto, lo ripeto, tradizionale. Mi sembra di averti detto tutto, le mie impressioni sono state queste e credo anche di averti rubato fin troppo tempo. Quindi ti auguro buone corse e ci vediamo presto su Run Lovers. Ciao!